c'era anche un gruppo di fedeli provenienti dal Vallo di Diano sabato scorso a Pietrelcina in occasione dell'emozionante visita di Papa Francesco ai luoghi cari a San Pio. Il pullman organizzato in collaborazione dall'Associazione delle Cinque Contrade, dall'Associazione Amodiano e dalla Proloco di Teggiano è partito alle 5 di sabato mattina con a bordo fedeli valdianesi provenienti per lo più da Teggiano e Sant'Arsenio. Una giornata ricchissima e intensa quella vissuta a San Giovanni Rotondo, dove Papa Francesco è giunto alle 9.15 e che ha visto il momento clou nella celebrazione della Santa Messa davanti a 40.000 fedeli. Un appuntamento al quale i fedeli del Vallo di Diano non hanno voluto mancare, per portare la loro preghiera al Santo delle Stigmate e per salutare il Santo Padre Francesco. Grazie alla perfetta organizzazione del viaggio, il nostro gruppo era in prossimità del palco, racconta Maria Lucia, una delle fedeli presenti, ed è stato davvero emozionante perché il Papa è esattamente come lo vediamo in TV. Scende dalla macchina, si avvicina e abbraccia tutti. Tra i momenti più emozionanti l'arrivo in elicottero del Papa, la Santa Messa, la visita ai bambini del reparto oncologico dell'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza ed ovviamente la sosta dinanzi al corpo di San Pio e al crocefisso delle Stimmate. Una giornata indimenticabile per i fedeli valdianesi che sono rientrati alle 22 portando nel cuore le parole di Papa Francesco su come tutti dovrebbero imitare San Pio nella vita e nei comportamenti e non limitarsi ad essergli devoti.